L'istrionico attore Gennaro Calabresi ha sempre regalato al suo pubblico una varietà di prodotti artistici che non solo hanno strappato tantissime risate, ma hanno messo in risalto la bellezza della sua terra, la sua gente, un sud caratterizzato da professionisti veri che magari rispetto a tanti altri arrivano dopo il traguardo, ma ci arrivano, e la vittoria ha un sapore ancora più dolce. Ma ne sa qualcosa il vulcanico calabrese, che in questi anni si è fatto conoscere da un paese intero grazie alla sua verve innata, alla sua gentilezza e semplicità, ma soprattutto a quel raffinato talento unico e a volte anche pungente. La genialità di questo giovane attore comico reggino e imitatore, ottima penna, i suoi lavori sono scritti e ideati da lui, e saper raccontare con semplicità la vita vera, la quotidianità e i protagonisti che ne fanno parte. E lo ha fatto anche con il suo ultimo lavoro, La mamma calabrese, dove fa conoscere quell'essere inimitabile della classica mamma del sud, sempre attenta alle esigenze del figlio, premurosa, amorevole, fissata con il cibo e la pulizia personale della casa, ma costantemente al fianco della propria prole. Una vera guerriera, pronta a sfoderare per tirar su il figlio prelibati piatti, a dir suo, poco calorici ma salutari, come per esempio i peperoni ripieni, le melanzane fritte, le frittelle di fiori di zucca, la parmigiana e tante altre pietanze alle quali è impossibile dire di no. Insieme alla brava attrice Angela Costantino e con la partecipazione di Daniele Calandra, Marco e Carmelo Lorè, il mattatore calabrese fa un omaggio a tutte le mamme, donne straordinarie, sempre pronte a tendere la loro mano per rialzarci. Lei conosce cose che neppure la scienza è riuscita a dimostrare. Che tu dopo pranzo debba aspettare 3 ore prima di farti un bagno non è una teoria medica, l'ha inventata tua madre. Che tu le sere d'estate debba portare con te sempre un maglioncino non è il meteo a dirlo, è tua madre. E se tu per una sera non esci con la tua ragazza non è perché magari sei stanco, ma perché te la sasti. Quando la sera esci con gli amici, l'indomani mattina la domanda di tua madre non è ti sei divertito, cosa hai fatto, ma è a che ora sei tornato. Quando eri piccolo e tuo padre ti comprava dei giochi, per tua madre era meglio comprare dei vestiti, e quando sei più grande e ti compri dei vestiti, per lei ma sti soldi non li potevi risparmiare. E quando devi fare un viaggio in macchina, tua madre ti dice: io non ti disturbo, chiamami tu quando arrivi. Dice lo stesso calabrese: sono un perfetto mix di gentilezza e tenacia, e non ne potevo non fare un video per rappresentasse la loro essenza, l'essenza delle mamme, il loro infinito amore che non lo si trova in nessuna forma possibile. Anche questa volta il poliedrico calabrese ha colpito nel segno, strappando non solo un sorriso a chi guarda il videoclip, ma ha ribadito come le mamme sono le uniche al mondo che riusciranno a sostenere i pilastri traballanti di qualsiasi situazione della vita, e solo loro non ci volteranno mai le spalle. Mamma, ma pure in bagno, mi devo lavare solo le mani. Sì, ma non bagnare. Poi a lei puoi dire quello che vuoi che ti capirà sempre. C'è solo una cosa che la mamma calabrese non capirà mai. Mamma, devo dirti una cosa, ma ho paura che tu possa non capire. Ho scoperto che mi piacciono i piatti vegetariani. No! Ma alla fine lei lo capisce che tu vuoi mangiare dietetico, solo verdure. Insomma, mangiare sano, e ti accontenta. Ho fatto come m'hai detto tu, solo verdure. Carciofi dorati e fritti, polpette di melanzane, frittelle di fiori di zucca, guarda, peperoni. Sì, va bene, mamma, ho capito, va. Ma che fai, le tagli? Ma come? Eri tu che mi hai detto che volevi mangiare sano. Perché la mamma calabrese è vero che dice e fa tutto questo, ma è anche vero che c'ha sempre ragione. Wow.